Sa dove era la sua. Ed è il mio ringraziamento per la bella serata. Buongiorno. Te lo devo dire, mi hai regalato una serata che non dimentico. Non me lo dire più, sei estenuante. Sul serio, conoscere Linda Carter è stata una delle cose più belle della mia vita. È la prima star che ho amato. Il poster che avevo era sporco come il fondo di una piccionaia. Beh, a nome di Linda Carter dell'umanità? Yeah. Io non l'ammiro solo per la sua bellezza. Ha un incredibile talento. Ho tutti i suoi album, non mi sono perso una sola delle cose che ha fatto. E come? Ti nascondevi nel cespuglio di Linda Carter? Nel cespuglio di Linda Carter? Ehi, lo sai che è single? Fammi uscire con lei. Se invece ti comprassi un nuovo poster? Magari il laminato. Ma andiamo, andiamo. Sono innamorato di Linda Carter da quando vivo. E siccome tu la conosci e io conosco te, a tutti gli effetti ho una chance. È il destino. Il destino ha ucciso mio fratello. Sì, però uccidendolo ti ha fatto avere in eredità la macchina per il caffè. Andiamo. Vedrò che posso fare. Davvero? Sì, ma non sperarci troppo. Certo che no. Grazie. Signore e signori, prego, diamo il benvenuto in pista per la prima volta da marito e moglie al signore e alla signora Linda Carter. Ok, sì. A dopo. Ehi. Hey. Era lei? Chi? Wonder Woman! Per l'amico Alan Arbel! Cosa sarebbe? Oh, la sigla di Wonder Woman. Wonder Woman! You are the Wonder Woman! Non me la ricordo. Dovresti, perché... Indimenticabile! Io stavo ordinando una pizza. Non ho avuto modo di parlarle. Perché no? Prometti a Vandera! Se devo essere proprio sincero, non la trovo una buona idea. Cosa? Perché? Non dirmi che è pazza. Io adoro le pazze. Ricordi, Lindsay era da ricovero. No, non ha niente a che fare con lei. E dov'è il problema? Lei è Linda Carter. E? E tu sei... Alan Arbel! Oh! Oh! Ho capito. Tu mi ritieni inadatto a lei. Oh, non è quello che ho... No, ok, è solo per curiosità. Io perché sarei adatto? Per tante persone. Fammi un nome. Ok, per esempio la barista del caffè in cui noi andiamo sempre. La bionda Vanessa? Oh, no, cavolo, no, parlo dell'altra persona. A parte lei c'è Miguel. Ma no, Tracy, quella coi capelli castani. È quel grosso neo pieno di peli. Ok, allora Miguel. Hai poca considerazione di me. Non mi sono spiegato. No, certo, l'hai fatto e come. Ora so cosa rappresento io per il mio amico. Senti, Alan. Saresti stato il nostro testimone. Non è adatto nemmeno a Miguel.